Allora, vi spiego in breve cosa succederà a voi tra pochissimo. Allora, siamo qua oggi per questo evento che è stato realizzato dall'Associazione delle Autoscuole, che si chiama UNASCA, dalla provincia di Varese, il Comune e la Regione Lombardia. Secondo noi qual è l'incidente che il Ministro Bianchi sta osservando? Il perché per... Incidente del motorino. Perché l'incidente del motorino si può anche perdere il motorino? No, non si perde il motorino. Si perde la vita. Quando si cade, cosa si fa quando si cade? Normalmente la tecnologia ha cercato di proteggersi in tutti i modi, soprattutto la testa, no? Poi ci sono i giubbotti con le protezioni, eccetera. La parte più debole, che rimane debole, sono proprio i polsi e le braccia, perché quando si cade la prima cosa si fa è si allunga le braccia per pararsi, per frenare l'inerzia che noi abbiamo. Ecco perché l'Associazione delle Autoscuole e chi per esso hanno organizzato questa cosa anche per farvi incominciare a usare questo motorino, ok? Adesso noi qua io vi do andiamo a vedere quelle cose che avete scritto lì, le andiamo a vedere insieme. Ecco qua, no? I nodi della sicurezza, poi queste cose le ritrovate ancora in quel puscolino lì, no? Cosa vuol dire? Questo comportamento, circolare con la targa che non è visibile o poco visibile perché vi siete divertiti a fare quel lavoro lì, a metterla in orizzontale, vi siete divertiti a spostarla dalla sua posizione e metterla chissà dove, solo il zainetto, quando andate in giro con lo zainetto a spazio mette su anche la targa, abbiamo visto anche quello. Invece di essere messo sul posto viene messo sulla marmitta, penzolone sulla marmitta. Tutte queste cose non vanno bene e vengono sanzionate con due pizze. Allora, sullo schermo bianco in fondo ti appariranno dei numeri. Devi dire quelli che riesci a leggere. 3-5-2. 3-5-2? 2-2. Bene, vai da lei. Se volete partecipare a uno dei nostri corsi, noi li teniamo qua a Varese. Non hai mai provato ad andare su Twitter? Se volete lo scooter chiaramente per andare in città, la moto potete andare anche fuori strada. Per iniziare è importantissimo fare della pratica. La pratica la potete fare in spazi chiusi, nel garage, oppure in un parcheggio, vi fate accompagnare da vostro papà e imparare a frenare e accelerare. Fare tutte le varie operazioni che poi dovrete fare sulla strada o nel traffico urbano. Posso usare il calcio? C'è anche, può usarlo? Un calcio, posso usare il calcio?
Beh, tu 125 cosa farà? Beh, niente. Velocità di punta. Sì, beh, chiaro. Tu che moto hai? 125 Yamaha. Yamaha, che puoi fare quando sei in moto è accelerare in curva, perché accelerare in curva rischi di perdere la tenenza con la ruota posteriore, quindi tu devi impostare la velocità arrivando in curva, da metà curva in poi puoi cominciare ad accelerare, perché hai impostato bene la curva puoi cominciare ad accelerare, ok? E poi ritorno, bella, dai, quindi cuore, a decidere di dare il favore, prego. Laura, vai.